Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sulle attività del Consiglio regionale della Toscana. L'organo legislativo in settimana si è riunito con una seduta a fiume interamente dedicata alla situazione sanitaria e a quella di bilancio. A riferire sullo stato delle cose in aula è stato l'assessore Bezzini. Indicazioni operative alle aziende sanitarie per contenere la spesa e recuperare 150 milioni, variazione al bilancio di previsione 2021 per 66 milioni, 53 milioni di contributi in conto capitale destinati a sostituire il finanziamento di investimenti già realizzati o in corso di realizzazione da parte delle aziende sanitarie, 70 milioni di fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione rimodulati a favore del sistema. È questa la manovra della Toscana per recuperare l'equilibrio economico in sanità. La portata dell'operazione l'ha raccontata l'assessore Simone Bezzini con una comunicazione al Consiglio regionale tra una serie di cifre e iniziative in corso, tra cui uno scrupoloso monitoraggio della spesa sanitaria, l'assessore si è soffermato più volte sulla inadeguatezza delle risorse che lo Stato ha destinato per coprire i costi della pandemia. Intanto noi dobbiamo partire da un dato, cioè l'ultimo bilancio, diciamo, che è quello che si è chiuso è quello del 2020 e lo abbiamo chiuso in equilibrio. Questo, diciamo, è il primo elemento che dobbiamo ricordarci sempre. Il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse, diciamo, le regioni riusciranno ad ottenere dal governo. Io mi auguro una cifra consistente, diciamo, superiore almeno ai 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate del 2022. La relazione di Bezzini ha ovviamente fatto scaturire le reazioni dei vari gruppi di maggioranza e opposizione. Dibattito acceso. Proseguire con le iniziative per recuperare l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, non pregiudicare, pur contenendo i costi delle ASL, la qualità dell'assistenza sanitaria ai cittadini toscani, sollecitare il Governo nazionale perché, oltre ad aumentare il Fondo Sanitario Nazionale per il prossimo triennio, garantisca la copertura delle maggiori spese già sostenute nel 2021 per far fronte all'emergenza Covid-19. Sono questi, tra gli altri, i punti principali dell'impegnativa della proposta di risoluzione presentata dal gruppo del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, e approvato dal Consiglio regionale con 22 voti a favore e 9 contrari. Indicatori indipendenti ci dicono che la sanità toscana, nel dato più recente che è riferito al 2019, ci dice che per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza, la Toscana è prima in Italia assieme al Veneto. Detto questo, ci dice anche che i bilanci della Regione Toscana che riguardano la sanità, che ricordo sono bilanci certificati da agenzie esterne, hanno certificato il bilancio in pareggio sino al 2020. Per quanto riguarda il 2021, ci sono invece delle risorse che sono state spese, quantificabili in oltre 300 milioni, per contrastare il Covid, che sono servite per allestire gli hub vaccinali, che sono servite per i ventilatori polmonari, che sono servite per quanto riguarda i tamponi che sono stati dati gratuitamente. Insomma, tutte misure assolutamente necessarie per salvare le vite. Dibattito in aula in seguito alla comunicazione dell'assessore Bezzini. Marco Landi, portavoce dell'opposizione, ha invocato onestà intellettuale soprattutto nei confronti dei cittadini. Situazione in cui c'è questo buco di bilancio, se non lo vogliamo chiamare buco chiamiamolo disavanzo, se non lo vogliamo chiamare disavanzo chiamiamolo correttamente squilibrio di esercizio, se vogliamo fare tecnici e fare un tecnicismo, però sempre di questo si tratta, cioè di una mancanza di fondi per la sanità toscana che all'inizio di novembre ci lascia molti preoccupati per la chiusura dell'anno. Non tutti i soldi che mancano arriveranno allo Stato, quindi sicuramente ci sarà un intervento da parte della Regione che chiaramente oggi non ci viene detto come, quale, perché, quando sarà fatto questo intervento di bilancio. Vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana
perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica. Nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dicono e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Sono loro che scrivono nero su bianco nel febbraio del 2021 e nell'aprile del 2021 che i bilanci della USL Toscana Centro fanno acqua, scrivendo nero su bianco non per i costi imputabili alla pandemia Covid, ma per altri motivi. La Corte dei Conti, riparlando del 2018, già scrive che la Regione Toscana ha una perdita di 24 milioni, quindi il doppio esatto di quanto ci racconta Bezzini, e che nei prossimi due anni, quindi 19 e 20, questa perdita aumenterà fino a raggiungere 30 e 35 milioni. Di carenza del servizio sanitario regionale e della riforma del 2015, che ha solo peggiorato il sistema, ha parlato Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti. Si parla di eccellenze, ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso e diciamo che non può tutto essere imputato all'emergenza Covid, perché ci sono dei gravi problemi che c'erano già prima ed erano stati sottolineati dalla Corte dei Conti. E quindi vogliamo chiarezza, trasparenza sulle cifre e sugli interventi che si vorranno mettere in atto per scongiurare aumenti delle tasse ai cittadini, perché dopo due anni come quelli che abbiamo affrontato non possono sicuramente affrontare una nuova crisi della sanità, ma neanche un aumento delle tasse e delle richieste nei loro confronti. Ci opporremo sicuramente a tutto questo e chiederemo e pretenderemo dei dati precisi. Parla di soldi spesi bene nel salvare vite umane il consigliere di Forza Italia Marco Stella, che ha tuttavia messo in evidenza l'omissione nella comunicazione dell'assessore Bezzini relativa all'ammanco economico effettivo. Noi abbiamo posto un tema su tutti, sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per dargli le cure è speso bene. Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera, abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto, proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle AS dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al Presidente Gianni e a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è, sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia. Rivendica l'adozione della riforma difficile ma necessaria del 2015 il capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli. Noi siamo soddisfatti nel merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario un incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere su cittadini e sulle imprese. La commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose per la gestione dei rifiuti ha ascoltato il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni e il suo predecessore Enrico Rossi. Queste le conclusioni. La commissione inchiesta sull'infiltrazione mafiosa per gestione dei rifiuti ha ascoltato durante l'ultima seduta il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni e il suo predecessore Enrico Rossi. Al centro delle domande dei commissari la vicenda Keu. La prima audizione è stata quella di Gianni, che ha confermato la sua posizione di notaio al tempo in cui fu approvato l'emendamento contestato e rivendicando di aver subito agito per la revoca.
Io ero Presidente del Consiglio, come sempre ho avuto modo, uno degli emendamenti che mi veniva presentato per farlo votare, come c'è stato per centinaia e centinaia di atti, è stato in quel momento approvato. Quando maturato dopo l'inchiesta che vi erano degli aspetti interpretativi da approfondire, perché non costruisse, non pregiudicasse il rigore con cui guardare alla disciplina delle autorizzazioni degli impianti, il Consiglio su mia proposta l'ha revocato e quindi è stato possibile poterlo chiarire nella Commissione. La Commissione è stata molto importante perché abbiamo potuto discutere, siamo fra consiglieri regionali, quindi è una Commissione che soprattutto ha una funzione politica. Rossi si è limitato ad un parere più tecnico, dando un consiglio alla politica per evitare casi del genere. Io mi sono sempre fidato del parere degli uffici regionali, dei tecnici della regione. Noi ci siamo comportati più che correttamente sulla base dei loro pareri, abbiamo fatto tante cose positive. L'emendamento purtroppo viene portato in consiglio senza un parere tecnico e quindi il mio consiglio al nuovo consiglio è quello di avere visione, fare politica, assumersi responsabilità, ma quando poi si passa a fare gli atti bisogna coinvolgere la tecnica e bisogna che la tecnica si esprima in merito agli effetti e in merito alla legalità. La politica non può più correre da sola, anche se lo fa con onestà e con buone intenzioni, ma se lo fa da sola e non assume un parere tecnico in modo serio, corretto, rischia di inciampare come appunto è accaduto. Al termine dell'audizione la Presidente della Commissione, Elena Maini, ha sottolineato la diversità dei due interventi. Queste erano le due audizioni più attese da parte di questa Commissione. Devo dire che la verità è che il silenzio assordante del Partito Democratico non c'è stato anche oggi in questa Commissione. Noi abbiamo avuto modo di fare tante domande, le quali per mesi e mesi hanno avuto un silenzio assordante da parte dei media, da parte del Consiglio regionale. Abbiamo trovato in parte delle risposte che saranno utili a fare una relazione finale più seria e concreta nel bene di tutti i toscani. Naturalmente due audizioni completamente diverse, questo lo posso dire anche se la Commissione è segretata. L'audizione di Gianni è un'audizione un po' più politica, un po' più, permettetemi il termine, un po' più confusionaria nel ricostruire quello che è stato tutto l'iter che ha portato sia a quell'emendamento ma anche all'inchiesta che ha travolto la Regione Toscana. L'audizione di Rossi, un'audizione più tecnica, più improntata sulla ricostruzione di tutti i fatti che hanno portato alle varie autorizzazioni ambientali da parte del Consorzio Aquarneo, a una ricostruzione più tecnica su quello che è stato la sua visione di quello che poi è stato un emendamento, non ha negato il confronto avuto con Pieroni, quindi ecco due visioni, una più improntata sulla politica, una più improntata su un'analisi tecnica, naturalmente lui dichiarando che oggi non è più il governatore della Regione Toscana e quindi non si sente di fare una valutazione su quello che invece oggi è il governatore e su quella che oggi invece è l'amministrazione regionale della nostra regione. Sull'idea di varare un codice etico, la Presidente di Commissione annuncia l'intenzione di costituire una lista delle aziende che hanno già avuto collegamenti con il sistema mafioso. La richiesta ufficiale sarà inserita nella relazione finale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento.